Buonasera a tutti, ci troviamo questa sera per diversi motivi. Abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa di mercoledì perché è una settimana un po' particolare, l'Epifania, tutte queste cose, ma abbiamo diversi argomenti. Un argomento è uno dei nostri obiettivi che avevamo come sociale, che abbiamo raggiunto, e poi ne parlerà Elena Ruggia più approfonditamente con la signora Montano, che rappresenta l'associazione a cui devolveremo questa cifra, una cifra simbolica nel nostro spirito di aiutare un po' tutte le associazioni che si può aiutare e che riusciamo a fare in una stagione, presentare ufficialmente il nostro ultimo acquisto, che ben conoscete, Ferrari, è un attaccante che ci sarà molto utile nella stagione, e presentare la partita di sabato. Io direi di cominciare con il sociale, con Elena, che ci racconta un po' quello che è stata questa iniziativa, come tante altre che abbiamo già fatto, e poi parliamo anche con la signora Montano. Sì, ciao Paolo, allora siamo pronti per ripartire. Abbiamo chiuso il 2019 con una qualificazione alle finali di Coppa Italia, anzi anticipo che la finale si svolgerà il 1 marzo a Lodi. E nell'ambito invece del sociale abbiamo chiuso il 2019 con due donazioni, una all'ospedale Meyer di Firenze e l'altra all'ANSA, che è l'associazione genitori di figli autistici. E sabato, in occasione appunto della prima di campionato contro l'Hockey Azzurra Novara, alle 20:45 in casa ancora pregnolato, consegneremo l'assegno a Paola Montano, che è la presidentessa dell'associazione vercellese malati di Alzheimer. I soldi di queste donazioni provengono dalla vendita delle nostre t-shirt, dei nostri cappellini, delle borracce, delle sacche. In più abbiamo fatto anche una cena proprio prima di Natale e i vercellesi ci stanno dando una gran mano per fare tutto questo. Infatti non vogliamo fermarci, vogliamo continuare ad andare avanti. E sabato appunto consegneremo questo assegno alla vostra associazione. Grazie, veramente grazie. Io vi ringrazio di cuore, tanto siete un'associazione, cioè siete una società sportiva, voglio dire, nata da poco ma già piena di successi. E secondo me è un grande successo il fatto che coniugate anche appunto lo sport, l'attività sportiva con il sociale. Ci teniamo tantissimo. E questa è veramente una cosa ottima, veramente ricca. Io spero che tra l'altro il vostro esempio venga seguito anche da altre società sportive. Per noi questi soldi, diciamo, simbolici, comunque per noi sono una cifra che in ogni caso fa la differenza, perché con questi riusciremo comunque ad ampliare la nostra offerta nei confronti sia di coloro che sono ammalati, sia dei caregiver, cioè di coloro che si occupano dei malati, perché ne hanno bisogno anche loro. Quindi per noi tutti i fondi che ci arrivano sono assolutamente benedetti e servono appunto concretamente ad offrire di più. Quindi io auguro veramente a questa società tutto il bene possibile, da eccezionale, e quindi un bocca al lupo, per non dire altro, insomma, per il derby con il Novara di sabato. Naturalmente noi saremo felicemente presenti a questa importante partita. Grazie. Ringraziamo lei e tutti quelli che con queste associazioni si occupano di vari problemi molto più importanti che può essere una classifica di una società sportiva o un risultato sportivo. Sono piccole gocce che non risolvono i problemi, ma che vogliono sottolineare il fatto che se c'è sensibilità in giro, tante piccole gocce poi alla lunga sono importanti, anche con cifre piccole come quella che noi doniamo, ma soprattutto per la solidarietà, per sapere a chi perde, spende il suo tempo per cose utili, veramente utili, che siamo tutti insieme, questo è che c'è la voglia di fare. La
passiamo al secondo argomento, Giovani di Belle Speranze, lo conoscete, si chiama Oscar, speriamo che sia da Oscar. Buonasera a tutti, sono felicissimo di essere tornato qua a Vercelli, la società mi è stata dietro fin da che è nata, solo che io ormai l'accordo l'avevo già preso con la società francese per andare a giocare là e niente, il progetto mi ha subito entusiasmato e appena si è aperta la possibilità del mio rientro a gennaio, perché il presidente Torazzi e tutta la società mi ha convinto col loro progetto, con questo triennale che io accolgo a braccia aperte e mi sono legato alla causa e sono tornato fino a gennaio e con tutta l'umiltà mi sono messo tutto, subito a lavoro con la squadra che ho trovato in gran forma e molto carichi, conoscendo un grande allenatore che lo conoscevo solo di cioè come nome e non di persona, e sono molto contento della scelta che ho fatto. E non avete regalato, avete scritto che avete fatto un regalo, però anch'io sono veramente contento di essere tornato a Vercelli. Confermare che si presenta così in punta di piedi, in realtà è un giocatore che ha dimostrato di poter fare la Serie 1, il nostro progetto è tornare lì, cioè arrivare lì perché non ci siamo mai stati, però portare l'occhio di Vercellesi di nuovo in Serie 1, come caratteristiche, ne parlavo ieri sera con l'amico Morandotti all'allenamento, non è il classico bomber alla Monteforte, non è un doppione, è un giocatore che ci darà qualcosa di più. Io l'ho paragonato alla Lofietta, la punta veloce, la punta che rompe col suo ritmo gli schemi difensivi, però se sabato segna non ci dispiace. No, sono un attaccante, hai descritto perfettamente le mie caratteristiche. No, io sono contento anche perché ho visto una squadra dove c'è tanta voglia di fare e tutta la società, ho trovato una società veramente ben organizzata dove ti spinge a dare di più e io sono veramente felice di essere tornato e fin dal primo allenamento ho messo la testa qui con tutta l'umiltà e ho tanta voglia di scendere in campo sabato davanti a sicuramente un grande pubblico come ci sarà. Un ritorno al passato, diciamo, perché tu sei cresciuto. Sì, diciamo che il Novara, io sono di Novara, ho sempre giocato a Novara tutta la trafila dei giovanili, arrivando, portando già una volta il Novara dalla via da 2 e ho fatto 2 anni di A2 lì e poi l'anno scorso sono venuto a giocare con l'amatore in Serie A1. E niente, sì, rivedo il mio passato, però adesso tutta la mia testa è pienamente concentrata qui a Vercelli con l'Engas e ho tanta voglia di mettermi subito a disposizione in campo. Quindi fisicamente recuperato, insomma, sabato ci sei? Sì, sì, sono recuperato. È stato uno spavento, io in primis, perché non avevo mai avuto problemi all'adduttore e al terzo allenamento, per sfortuna, diciamo di tutti, ho sentito questo risentimento muscolare, però abbiamo forzato il mio rientro, che la società con il fisioterapista, il preparatore atletico si sono messi subito e con varie terapie mi hanno rimesso subito in pista e sono contento che poi è stato per fortuna solo uno spavento e nulla di più grave. Non possiamo dire nulla sulla formazione perché non c'è il mister e perché ci saranno sabato i problemi che ci saranno da qui alla fine del campionato, cioè problemi d'abbondanza perché arriva Ariel, Romero anche, l'abbiamo sentito telefonicamente, ha una gran voglia di giocare e ci saranno 3 attaccanti, non più un attaccante e dei giocatori adattati a fare l'attaccante, 3 attaccanti che ruoteranno, quindi anche alla gamba recuperata non chiederemo troppo, non sarà obbligato a fare 50 minuti perché ci saranno poi i giri, i campi. Siamo arrivati alla fine di quello che volevamo fare, di quando ci siamo seduti a luglio, abbiamo cominciato a parlare che squadra facciamo, abbiamo pensato ai nostri ragazzi ad
riprendere gente che, non mi stufo di dirlo, aveva smesso tipo Enea, però che a mio modo di vedere per caratteristiche tecniche ma soprattutto umane, uomini veri che hanno ancora voglia di dare e hanno dato. E l'idea era avere 3-4 giocatori dietro, 3-4 giocatori davanti. Io penso che l'organico dell'Enga Svercelli oggi comprende 15 giocatori, potremmo dire anche 16, immaginiamo un paio proprio che veramente sono per le situazioni di emergenza. Uno è il nostro direttore sportivo, nonché marito di Elena, e l'altro è Giambo, che sono due grandi personaggi che fanno comunque molto gruppo e se dovesse servire sono ancora pronti a dare una mano, però si è cercato di fare una squadra omogenea, organizzata, per arrivare a fare quello che vogliamo, vincere il campionato, ma ci sono anche gli altri. In Coppa Italia li abbiamo sfaltati tutti, ma non siamo presuntuosi e sappiamo che le partite si giocano 50 minuti, finiscono quando suona la sirena, e gli altri contro di noi, come hanno già fatto in Coppa Italia, cercheranno di fare sempre più di quello che hanno fatto il sabato prima, ma noi ci saremo. Sì, sì, certo, non ci nascondiamo, la squadra per la categoria è da promozione, da vittoria del campionato, quello è il nostro obiettivo. Io sono felicissimo anche perché potrei portarmi a casa a fine stagione due trofei, cosa che nella mia carriera hockeyistica non ho mai potuto alzare, e quindi anche questa mi dà una forte motivazione. Poi sì, c'è gente, come dicevi prima, come Nea, magari diciamo con l'età un po' più alta, però ho visto che hanno quegli occhi da giovane, e vuol dire che ognuno per le sue motivazioni personali ha sempre qualcosa in più, e vedo che tutti corrono col metro in più in allenamento, danno quel minuto in più che possono dare, perché ognuno dentro di sé ha qualcosa da dare, e questo è una grande forza che possiamo avere come squadra. Poi sono tutti giocatori che bene o male, togliendo aria, io ho avuto, già conosco, perché ho giocato assieme a Novara, ho giocato assieme l'anno scorso con Matteo, poi ho visto giocare aria finché ero bambino, e niente, ho trovato un grande gruppo e soprattutto un grande staff dietro. Ecco, un appunto, parlavamo di aria, visto che l'hai tirato in ballo, ne approfittiamo, avremmo voluto il piacere di poterlo presentare già prima della partita, ma probabilmente tutta una serie di pratiche burocratiche ci costringeranno a mangiarci il giorno di venerdì per sistemare la sua situazione come cittadino straniero in Italia. Un appunto con caratteristiche ancora diverse da quelle che sono le tue e da quelle che sono quelle di Nea. Un appunto che gioca molto di bastone. Cioè nel senso... Sì, è un attaccante molto tecnico di scuola argentina, quindi con grande estro e grande fantasia. Io me lo ricordo che quando ero bambino lo vedevo giocare a Lodi, dove mi ricordo che è stato al culmine della sua grande carriera, era veramente devastante. Quando si accendeva lui, accendeva le partite, ed è un grande attaccante. Io non posso che imparare da gente come lui, e niente, sono molto contento di giocare con gente di così tanta esperienza e che ha fatto tanto in questo sport. È già entrato nello spirito della società, abbiamo uno sponsor che è un fornitore di energia, lui accende le partite, arrivare, accende le partite, avanti. Facciamo contento lo sponsor. Se avete domande? Quindi sabato ci sarà, davvero, no? È convocato. Se l'aereo non viene dirottato, quello che sia, Ariel ci sarà. E ieri sera ne parlavo col mister, sicuramente uno scampolo di partita lo farà. Come sicuramente giocherà Ferrari, come giocheranno, come ha sempre cercato di fare il mister, tutti o quasi tutti quelli che sono referti. Perché l'idea è quella, il campionato è lungo, di amalgamarci meglio, una squadra completamente nuova, l'anno scorso non giocavano insieme, ha bisogno di trovarsi,
servono i momenti della partita, sia quelli difficili, sia quelli magari facili, quando l'hai chiusa, per fare un po' da d'amalgama, per conoscersi meglio, per migliorare l'intesa. E confidiamo in una grande risposta del nostro pubblico, che non ci ha mai tradito, perché sarà uno spettacolo. Abbiamo dato spettacolo, chi è venuto al palazzetto non è mai andato a casa con la bocca storta, è sempre andato a casa col sorriso sulle labbra, perché ha visto giocare un grande hockey per la categoria, un hockey piacevole. Faremo ancora di tutto perché si veda una buona partita, e io sono convinto che, con tutto il rispetto dell'Azzurra Novara, che è una squadra giovane che sicuramente ha giocatori di cui sentiremo parlare nei prossimi anni, loro verranno a fare la loro partita come hanno fatto l'altra volta, cercando di limitare i danni e giocare di rimessa. Sarà ai nostri tenere alto il ritmo della gara e affondare al momento giusto. Se avete domande, fate pure. Mottarani non ci sarà, giusto? Mottarani potrebbe non esserci, ma non all'ultimo momento. Okay. Però ripeto, adesso ne abbiamo, cioè, i giocatori sono 15. Il mister farà le scelte in fase di convocazione, abbiamo un gruppo di giocatori che sa giocare molto bene dietro e un gruppo di giocatori che sa giocare molto bene in avanti. Rispetto all'Hockey Jengas che avete visto in Coppa Italia, sarà una squadra più equilibrata, perché in Coppa Italia, per tutto il girone della Coppa Italia per le finali, ci sono giocatori come Matteo Brusa, che non essendo tipicamente attaccanti hanno coperto una carenza forse che c'era nell'organico, lo stesso Ameto o quello che sia. Adesso siamo, cioè, fermo restando che sta sempre al mister, puoi scegliere il quintetto base, i cambi, quello che sia, c'è un assortimento direi più completo. Quanto sono i convocati per il partito? 10. Poi dopo, quando andiamo in trasferta, di solito andiamo in 11, in casa siamo tutti qui, quindi se ci fosse l'influenza dell'ultimo minuto, è sostituibile. Cioè, ci siamo attrezzati. Diciamo che Oscar rispetto all'anno scorso fa forse un altro tipo di gioco, no? Perché l'anno scorso è più un contropiedista, cioè, visto che l'amatore si difendeva solitamente nelle partite, tu avevi spazio. Di solito invece sì, diciamo che in questi allenamenti che ho fatto col mister ci siamo messi giù, abbiamo parlato, idee che mi sono subito piaciute, quelle dell'allenatore, la sua visione di hockey, e niente, mi ha rimesso nel mio ruolo laterale, la cosiddetta ala, dove giochi magari non in mezzo all'aria, perché quest'anno c'è Enea Monteforte e chi glielo toglie il posto lì dentro, e niente, i giocatori che giocano attorno, che aprono gli spazi, tagliano. È un po' sempre stato il mio ruolo fin da ragazzo, cioè quando ero anche nelle giovanili. E sì, rispetto all'anno scorso, mi sono, diciamo, più adattato, perché mancava l'uomo in mezzo all'aria. Io, pur di aver minuti, mi sono messo a disposizione del mister dell'anno scorso e l'ho fatto. Ruolo che devo dire non l'avevo mai fatto nella mia carriera, ma che fondamentalmente non mi è spiaciuto farlo, però quest'anno c'è stata subito la possibilità di rimettermi sulla fascia e ben volentieri l'ho ripreso. Che so, poi l'esaltazione delle sue caratteristiche, pesche, scatto, tiro da fuori, diciamo che con le squadre che sono venute in Coppa Italia a giocare contro di noi, sia a Vercelli che in trasferta, molti hanno scelto di giocare molto chiusi. Io penso che nel campionato questi, se vogliono ripetere quel tipo di tattica, dovranno fare il conto con qualche livido, perché avremo molta gente che tira da fuori, e credetemi, io non sono giocatore di hockey, ma però l'ambiente lo frequento da più di 40 anni, quando comincio a avere gente che tira da fuori, quando ti arrivano pallinate sui gambali che c'è la protezione, ma soprattutto sulle cosce, qui ti passa la voglia di stare lì a proteggere il portiere. Esatto.